Italia Viva, buongiorno, parliamo naturalmente di politica, tra l'altro siamo a finale di campagna elettorale, molto sulla giustizia che abbiamo affrontato con i diversi casi in apertura. È cambiato molto con il governo Draghi, no? È cambiato anche tanto il clima, dicevamo prima quando abbiamo parlato di giustizia, o no? Partiamo da qui, è cambiato un clima in generale nel paese secondo lei? È cambiato in positivo tra il governo Conte e il governo Draghi, il clima soprattutto si è recuperato fiducia nelle prospettive del nostro paese grazie all'autorevolezza di Draghi, sicuramente al peso che abbiamo riacquistato anche a livello europeo, a livello internazionale, lo vediamo anche in questi giorni di incontri importanti che il presidente Draghi sta avendo, ma soprattutto c'è una fiducia che deriva dai risultati sulle vaccinazioni, dalle riaperture, perché il Green Pass e le vaccinazioni ci hanno consentito di tenere aperte le attività, a differenza del passato, dai dati dell'economia, perché un più 6% di PIL atteso vuol dire più crescita e quindi vuol dire anche per le nostre aziende più fiducia nel futuro e in generale per il mondo del lavoro, perché se le aziende restano aperte, se l'economia va meglio, speriamo che anche l'occupazione ovviamente possa tenere, nonostante le difficoltà, perché nessuno si illude che improvvisamente tutto sia risolto, che non ci siano problemi, sappiamo benissimo che ci sono tante famiglie ancora in difficoltà, però si può tornare a guardare con ottimismo ai prossimi anni, questo molto in merito di Draghi e di un governo che è serio, credibile e che sta facendo bene. Devo dire che noi di Italia Viva ci siamo molto impegnati perché ci fosse questo cambio col governo Draghi, nonostante le critiche, le offese, le minacce del periodo, diciamo, della crisi di governo, però ci eravamo resi conto che con Conte l'Italia sarebbe andata a sbattere e credo che dopo mesi di governo Draghi i dati ci dicano che abbiamo fatto bene, avevamo ragione. Senta, la discussione sul Green Pass è andata un po' scemando, no? in questi ultimi giorni, probabilmente poi anche perché ha preso il sopravvento altri temi, ma era una discussione concreta o era una discussione, secondo lei, da campagna elettorale più che altro? Oggi qualche giornale, credo La Verità, però sottolinea il fatto che il peggio deve venire perché il Green Pass fermerà un camion su tre a rischio cibo, benzina e aziende. Come dire, la carta è obbligatoria anche per gli autisti e quindi chi non c'è, insomma, si potrà profila scenari apocalittici. Sì, La Verità dà molta voce, diciamo, a chi è contro il Green Pass e comunque dubbioso, scettico, se non addirittura contro i vaccini in alcuni casi. E io credo che in realtà gli italiani hanno dimostrato che si vogliono vaccinare e negli ultimi mesi, o che comunque raggiungere quello strumento, no? Perché è uno strumento. Vogliono vaccinare perché credo che aver raggiunto già ad oggi l'84% di popolazione vaccinata almeno con una dose sopra i 12 anni sia un risultato importante e il 74% già due dosi di vaccino. Quindi vuol dire che ci si vuole vaccinare perché si capisce che è l'unico modo per salvarsi la vita ed è l'unico modo anche per poter tenere le aziende aperte, per poter tenere i ristoranti aperti, per poter provare a non avere anche un dissanguamento in termini di posti di lavoro, quindi salvaguardare anche la nostra economia. Il Green Pass è uno strumento che ci aiuta a spingere verso la vaccinazione, sicuramente, perché da quando il governo ha preso l'iniziativa giusta di prevedere il Green Pass anche per i luoghi di lavoro, sia nel pubblico che nel privato, c'è stata un'impennata delle richieste di vaccinazione. Quindi le persone capiscono che serve vaccinarsi. E in più, io dico la verità, se devo andare in un ufficio, se devo andare a però cena in un ristorante, preferisco sapere di farlo in sicurezza. Non è una scelta libera, cioè lo devo fare, se no non posso andare al lavoro, quindi è una scelta libera, il vaccino o ti fai il tampone, perché il Green Pass si ottiene anche facendo tamponi ripetutamente, certo, ovviamente, certo. Il che probabilmente ti lascia la scelta. Utile, eccetera, però ti lascia una libertà di scelta. Io credo che però la libertà di scelta di ciascuno di noi finisca nel momento in cui noi con i nostri comportamenti, non vaccinandoci, mettiamo a rischio la salute degli altri. Perché ci sono anche delle persone che non si possono vaccinare per motivi di salute, non per scelta ideologica. Certo. E hanno diritto però ad andare a lavorare, certo, hanno diritto ad andare al ristorante, entrare in un negozio, andare a scuola senza correre dei rischi. Allora io credo che vaccinarsi in sicurezza, perché ormai sono miliardi le persone vaccinate nel mondo e si sa che ci si può vaccinare con sicurezza, sia un modo anche per tutelare non solo la propria salute ma quella degli altri. Allora perché non farlo? Sinceramente chi
in politica, e parlo di Salvini, parlo di Meloni, strizzano l'occhio a chi non si vuole vaccinare o a chi è contro il Green Pass, sbaglia, perché disorienta le persone che hanno bisogno invece di un'informazione chiara e sicura rispetto alla vaccinazione data da chi capisce di queste materie, quindi dai medici, dai ricercatori, dagli scienziati, e sbaglia perché il Green Pass è l'unico modo per tenere aperte quelle attività che loro dicono stare a cuore anche a Meloni e Salvini. Certo. E probabilmente lo fanno con un calcolo elettorale, pensando di prendersi un pezzo di consenso di quel mondo, no vax, no Green Pass, ma dati alla mano sbagliano anche quel tipo di scommessa, perché io credo che la maggior parte dei leghisti, per esempio, non siano contrari al vaccino o al Green Pass, e lo dimostrano anche i presidenti di regione della Lega, da Fedriga a Zaia a Fontana, credo che tutti loro riconoscano che sia fondamentale il Green Pass e vaccinarsi. Quindi Salvini penso sia proprio in minoranza anche nel suo partito su questo, ma sicuramente è in minoranza nel paese, perché gli italiani hanno capito che il vaccino serve a salvarsi la vita. Senta, veniamo anche ad altri temi di politica. Che senso ha lanciare un referendum sul reddito di cittadinanza adesso? Ha avuto un grande effetto, quello di portare tutti i partiti a chiedere di cambiare il reddito di cittadinanza, perché fino a che Italia Viva non ha proposto un referendum per abolire il reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza sembrava intoccabile, una bandiera del Movimento 5 Stelle, peraltro votata anche dalla Lega. Peraltro Conte è stato... ha detto che non si tocca, bisogna passare sul Beh, Di Maio per esempio ha detto che invece si può modificare, diciamo, quindi direi che dentro il Movimento 5 Stelle non c'è più, diciamo, una linea unica, ci sono tante linee diverse. Di Maio ha detto, e Di Maio in qualche modo è il padre del reddito di cittadinanza, perché era lui ministro quando è stato votato il reddito di cittadinanza da Movimento 5 Stelle e Lega col primo governo Conte, e dice il primo a dire che va cambiato. Come Io credo cambiare? Che sia difficile dire che non vada cambiato. Lo stesso Draghi, lo stesso governo ha detto che è al lavoro per modificare il reddito di cittadinanza, quindi è inevitabile che si cambia. Aver proposto il referendum ha già portato questo effetto positivo, che si cambierà. Poi, se avranno bisogno di continuare a chiamarlo reddito di cittadinanza per dare a Conte una bandierina, a noi non importa. L'importante è la sostanza, che cambi. E come? Cambi come? Innanzitutto dobbiamo intensificare i controlli, perché non è ammissibile che persone che non hanno diritto al reddito di cittadinanza percepiscano il reddito di cittadinanza, perché sono milioni di euro dei cittadini italiani pagati con le tasse di tutti noi che vanno in mano a persone che poi si scopre vivere nelle isole tropicali o avere la Ferrari in auto o addirittura essere persone legate alla criminalità organizzata, spacciatori o peggio. E questo sicuramente è un tema, quello dei controlli. Ma dall'altro dobbiamo avere uno strumento, come noi avevamo fatto quando eravamo al governo con il reddito di inclusione, che garantisce le persone che non possono lavorare, perché ci sono delle sacche di povertà che purtroppo vanno sostenute, aiutate, tutelate per uscire dalla povertà ovviamente, ed è difficile che possano tornare nel mondo del lavoro. Allora per quelle persone occorre uno strumento contro la povertà. Noi avevamo fatto il reddito di inclusione con 2 miliardi e 800 milioni col governo Renzi. Altra cosa è invece una misura che aiuti le persone a lavorare, a rientrare nel mondo del lavoro, e quella è la vera cosa che non funziona del reddito di cittadinanza. Metterli insieme. Cioè il reddito di cittadinanza sostanzialmente, per colpa di Navigator, per colpa di tante cose, di come sono stati pensati i Navigator, non delle singole persone ovviamente che fanno quel lavoro, ma per come funziona quello strumento, non ha funzionato, non è servito a far trovare lavoro, a creare occupazione. Anche perché c'è un tema essenziale, noi dobbiamo riformare i centri per l'impiego, dobbiamo avere politiche attive del lavoro diverse, cosa che abbiamo proposto col Jobs Act, con la nostra riforma del mercato del lavoro, poi purtroppo è finita la legislatura, i governi successivi hanno fatto scelte diverse, quella parte è rimasta non sviluppata, non implementata, ma noi abbiamo fatto una proposta diversa. Se vuoi creare occupazione, devi aiutare le aziende ad assumere, e le aiuti se fai pagare meno tasse, meno contributi a chi ti assume. E ovviamente poi anche misure per avere meno tasse sul lavoratore, quindi uno stipendio più alto per il lavoratore, chiaramente. Però per creare occupazione devi investire anche con finanziamenti pubblici sulle infrastrutture, sulle opere strategiche, e il PNRR da questo punto di vista ci aiuterà, quindi sicuramente investimenti, infrastrutture, opere, modernizzazione del paese, ma dall'altro anche far pagare meno al datore di lavoro il lavoro. Voi siete anche per il salario minimo? C'è una discussione che ovviamente dovremo fare dentro la maggioranza. Ha sicuramente degli elementi positivi, però dobbiamo prestare attenzione perché da un lato bisogna capire quale sarà il ruolo poi
dei sindacati in tutto questo e quindi delle diverse parti della in causa nella contrattazione ovviamente per il salario minimo, e dall'altro dobbiamo stare attenti a quella che è la competitività a livello europeo, nel senso che poi noi non possiamo permetterci nemmeno di perdere competitività delle nostre aziende rispetto a un mercato che non ha ovunque le stesse regole. Quindi è una discussione sicuramente da fare, non c'è una preclusione su questo tema, però molto dipende da come viene stabilito, da come viene disciplinato, e ancora onestamente non c'è stato un dibattito su questo nella maggioranza o nel governo, solo il Parlamento, non c'è una, diciamo così, non c'è una proposta a legiferare ancora su questo. Senta, l'intervista di Giorgetti che ha aperto la settimana, che ha scatenato un che ci ha dato molto materiale, ha detto due cose, insomma, di quelle che posso dirle, di cui possiamo parlare in questo momento. Uno, quando ha detto: a me non mi piacciono sostanzialmente i candidati del centrodestra, anzi meglio Calenda, e quindi io gli do ragione, sono assolutamente d'accordo che Calenda, diciamo, sarebbe il miglior sindaco possibile per Roma, quindi noi lo sosteniamo. L'anomalia era dall'altra parte, però va bene. E l'altra, quando ha detto, quando lui dice Draghi può stare sereno, diciamo, non so, non volevo dire stare sereno, può stare tranquillo, può stare, i partiti lo copriranno fino al 2023, poi sarà finita, come dire, la politica si rimette in moto. Come, cioè, adesso va bene tutto, Draghi, no? No, anche noi abbiamo questa impressione che anche fuori, no? Tutti, anche i pochi scambi che ci sono vengono vissuti come qualcosa che dura lo spazio di pochi secondi, perché poi ci pensa Draghi, comunque ci pensa Draghi. Questo finirà, no? Beh, io credo che Giorgetti, che è un uomo di grande esperienza politica, abbia detto una cosa abbastanza evidente, cioè a un certo punto i partiti entreranno in campagna elettorale, ovviamente non soprattutto quando si deciderà il Quirinale. Per il Quirinale, ma soprattutto io mi auguro in realtà che la campagna elettorale inizi vicino alla scadenza del 2023 della legislatura, non di avere un anno di campagna elettorale, perché quello non sarebbe accettabile per il Paese, quindi questo spero che non avvenga. Però a un certo punto è chiaro che i partiti dovranno entrare in campagna elettorale nell'imminenza delle elezioni politiche e anche fare le proprie proposte. Io mi auguro però che ci sia da parte dei partiti un senso di serietà e di responsabilità, che questo non incida poi sul sostegno al governo Draghi, e io non credo che cambierà niente rispetto al sostegno al governo Draghi, perché siamo tutti consapevoli dell'importanza del lavoro che questo governo sta facendo per il Paese, non per i singoli partiti, e siamo anche tutti consapevoli che noi abbiamo una grandissima sfida davanti a noi. Abbiamo ottenuto 200 miliardi di euro dall'Europa con il PNRR, li dobbiamo spendere, e spendere quasi 100 milioni di euro al giorno da qui al 2026, perché più o meno questa è la media, è una grande sfida per il nostro Paese, lo è per le regioni, per i comuni, lo è per tutti i soggetti che sono coinvolti, e quindi a maggior ragione per il governo ovviamente, che è responsabile poi dell'attuazione del PNRR. E come potrebbero i partiti presentarsi agli elettori dicendo che per colpa delle discussioni interne, di uno strapuntino in più tra un partito e l'altro, non si riesce a dare al governo Draghi la forza e, diciamo, anche la stabilità e la serenità per affrontare questa sfida? Io credo che nessuno se lo possa permettere. Oppure spenderli male, perché sempre in quella intervista a un certo punto Giorgetti dice: attenzione, perché rischiamo poi che Draghi va via e il lavoro fatto viene, diciamo così, concluso, portato a termine. Ci sono dei rischi. Ci sono dei rischi, anche questo fa riflettere, sicuramente, no? Perché dopo il 2023, chi vincerà le elezioni nel 2023 avrà la responsabilità per forza di portare avanti quel programma, perché è un impegno che abbiamo preso con l'Europa, anche perché se non andiamo avanti con i progetti quei soldi non arrivano. Quindi se vogliamo avere i soldi dobbiamo dimostrare che li stiamo spendendo e che li stiamo spendendo bene. È ovvio che io mi auguro che nel 2023 non ci sia un governo sovranista guidato da Meloni e Salvini, che con il loro atteggiamento anti-europeista probabilmente ci avrebbero reso impossibile anche averle quelle risorse. E da Giorgetti invece? Ma Giorgetti è nella Lega, e mi pare che Giorgetti abbia detto più volte che lui non mette in discussione la leadership di Salvini, rimane nella Lega, e per ora il leader della Lega è Salvini, quindi per me è Salvini quello che dà la linea. Poi che loro abbiano delle discussioni interne abbastanza animate in questo momento mi sembra evidente, questo un po' evidente su tutti i temi, dall'economia ai vaccini. Io mi auguro che ci sia un leader dopo le elezioni del 2023 a guidare il governo, europeista convinto
e in grado soprattutto di spendere bene quei soldi, perché non è solo un problema di spenderli tutti. Se si fanno le scelte sbagliate sui progetti da finanziare, è un'occasione persa, perché non porterà crescita, perché non porterà maggiore sviluppo, e soprattutto noi dobbiamo creare delle condizioni perché anche i posti di lavoro che si creeranno e che saranno necessariamente, diciamo, a tempo determinato, quelli legati al PNRR, poi possano trasformarsi in occupazione più stabile, perché grazie a quell'innovazione tecnologica, con i fondi sull'innovazione, grazie alla transizione ecologica, perché oltre il 40% delle risorse andrà lì, possa creare nuova occupazione più stabile. Io mi auguro soprattutto per le donne, perché sono quelle che hanno pagato il prezzo maggiore dopo la crisi economica legata al Covid, ma in generale, anche prima della crisi, purtroppo abbiamo un'occupazione femminile che è sotto la media europea. Allora, è abbiamo bisogno di quello che c'è nel su PNRR questo. Per le donne, oppure secondo lei siamo solo nominate, però no, poi è un buon inizio, è un buon inizio anzitutto nella strategia, perché noi sappiamo che uno degli obiettivi principali del piano è proprio quello di eliminare le disuguaglianze tra uomini e donne in termini anche occupazionali, e tutte le misure e tutte le politiche saranno pesate e misurate sulla base di questo impatto sulla differenza, diciamo, di genere. E poi credo che ci sia una parte importante che ha seguito la ministra Bonetti, per esempio sugli asili nido e la scuola dell'infanzia, perché le donne possono lavorare anche nella misura in cui ci sia una struttura, rete, certo, e una rete. Che noi parliamo delle donne, poi in realtà dovrebbe riguardare anche i padri, anche gli uomini ovviamente, avere una struttura di servizi per i figli, ma noi pensiamo alle donne perché purtroppo nel nostro paese non è solo una questione culturale per cui la cura dei figli è affidata alle donne, è una questione economica. Le donne prendono stipendi più bassi degli uomini, e quindi se uno dei due nella coppia deve rinunciare al lavoro, purtroppo spesso è la donna perché guadagna meno. Allora dobbiamo alzare gli stipendi, arrivare ad avere degli stipendi uguali a quelli degli uomini, perché questo non succeda. Senta, c'è un'apertura di Italia Viva al, diciamo così, anche all'elettorato del centrodestra? Quello che è accaduto tra, diciamo così, Giorgetti, Calenda, un po' andrebbe in quella direzione, no? Noi abbiamo sempre detto che non facciamo accordi elettorali con il centrodestra, infatti non abbiamo fatto nemmeno per queste amministrative accordi elettorali col centrodestra in nessun comune. Abbiamo i nostri candidati, in alcuni casi autonomi, in alcuni casi col centrosinistra, ma non abbiamo fatto accordi con i candidati di centrodestra in nessun comune. Altra cosa è parlare a quell'elettorato. È chiaro che se vuoi vincere le elezioni devi parlare anche a un elettorato che non è il tuo, magari, che può aver votato anche un altro partito prima, al centrodestra, al Movimento 5 Stelle, altri partiti ovviamente, ed essere convincenti anche per quell'elettorato. Io credo che oggi, molto più che in passato, gli elettori scelgano sulla base delle proposte che vengono fatte, delle persone, perché nei candidati sindaco così, conta tanto anche così, il candidato, la persona ovviamente, ma anche la proposta, l'idea, la squadra che si propone. Allora, avere delle proposte molto serie e molto concrete per amministrare le nostre città, cercando di non alzare le tasse, cercando di avere uno sviluppo e quindi portare lavoro e non sussistenza e non assistenzialismo, ma uno sviluppo sostenibile per la città, quindi con un'attenzione anche all'impatto ambientale. Cercare di creare dei servizi per le famiglie, per consentire a donne e uomini di lavorare. Un'attenzione alle fragilità, ecco, sono tutte proposte che noi portiamo avanti e che secondo me possono convincere a prescindere dal partito di appartenenza. Di appartenenza, un tweet, proprio un tweet. Considerando la sua esperienza politica fino a oggi, no? Passato più faticosa, più divisiva, oggi più tranquilla, lo rifarebbe lei? Tornerebbe, rifarebbe tutte le scelte che ha fatto fin qui? Le scelte principali, o resterebbe a fare l'avvocato, diciamo? No. Sono assolutamente contenta della scelta che ho fatto e sono stata anche molto fortunata. Ho avuto tanto da questa esperienza politica e non posso che essere grata a chi mi ha consentito di farlo, a cominciare da Renzi, Napolitano, quando ho avuto l'occasione di fare il ministro, quindi sono sicuramente contenta di questa scelta. Tutto. Poi nella vita alcune cose magari uno le potrebbe, diciamo, fare così, diversamente, perché si cerca di imparare anche dagli errori, quindi è evidente che alcune cose uno le potrebbe fare diversamente avendo una seconda occasione, ma le scelte di impegnarsi in politica e di farlo con passione e con convinzione, sì, tant'è vero che adesso parto per Napoli, poi sarò a Sesto Fiorentino, a chiudere la campagna elettorale del finale mio amico Gabriele Toccafondi. Finale di campagna elettorale, approfitto per dire che naturalmente lunedì Maratona Mentana dalle 14 più o meno fino a notte inoltrata. Grazie a Maria Elena Boschi, grazie anche a voi. Adesso c'è Andrea Pancani, Coffee Break, arrivederci.